Abbiamo pensato noi di Acqua Travel di proporvi tre prodotti. Io adesso vi farò una carrellata e vi spiego anche come predisporre la vostra azienda per la riapertura. Intanto dovete dare a tutto il vostro personale i dispositivi di protezione individuale, quindi la mascherina, i guanti, gli occhiali dove serve, la tuta. Poi, seconda linea guida da seguire è quella di utilizzare i prodotti che sono stati consigliati dall'OMS. E questi prodotti sono il cloro. Per quello che riguarda Acqua Travel è il Bioclor, sia in bustine che in versione da litro. Poi abbiamo alcol isopropilico, il nostro prodotto è il Septisol. E poi abbiamo il perossido di idrogeno, che il nostro prodotto è il Biozono. Adesso vi spiego un pochettino cosa vi servono questi prodotti. Il Biozono, che è il perossido di idrogeno, diluito in 10 ml per litro, noi lo vendiamo in taniche da 10 litri, quindi potete crearvi 1000 litri di disinfettante e andare avanti un bel po', serve per sanificare tutti gli ambienti lavorativi, l'esterno del camper e l'interno del camper. Non rovina assolutamente niente. Una volta evaporata la nebulizzazione che andrete a creare con una pistola o con un dispositivo per poter nebulizzare l'acqua, si può iniziare il lavoro. Per quello che riguarda invece l'alcol isopropilico, il Septisol, bene, questo noi lo consigliamo sia da vendere al vostro cliente, perché comunque poi una volta che voi gli avete sanificato il mezzo, lui deve essere in grado di mantenerla questa sanificazione. L'alcol isopropilico si può dare ovunque, si può dare sulla stoffa, su qualsiasi tipo di materiale, basta che non siano di plexiglass o di policarbonato, quindi i finestroni sono da evitare nel camper, ok? Si può dare tranquillamente anche sui vestiti, addosso. Io per esempio lo uso per poter sanificare e igienizzare tutte quante le confezioni di quando vado a fare la spesa. Prendo la pasta, gli spruzzo sopra il Septisol e poi, dopo quando è evaporato, lo metto in credenza. È importante perché seguire le linee guida una volta che il camper è stato sanificato fa sì che il camper non venga contaminato dal coronavirus. Poi, sempre della linea Septisol, abbiamo il Septisol Wu, che è praticamente un disinfettante con delle emollienti per le mani, per pulire le mani. Adesso vorrei indicarvi come poter preparare la vostra azienda alla riapertura. In primis dovete creare una zona esterna ai locali dove il cliente arriverà col suo camper e glielo fate parcheggiare lì. Perché? Perché il camper, prima di entrare in officina, deve essere sanificato. Altrimenti va della vostra salute. Quindi si sanifica esternamente, si sanifica internamente. Quando il prodotto Biozono è evaporato, prendete il camper, lo portate in officina e gli fate tutte le manutenzioni che volete. Seconda linea guida. Dovete predisporre, sempre esternamente ai locali, una zona dove ci possa essere il carico e lo scarico da parte dei corrieri. Una volta che vi è arrivato il bancale o il pacco, lo irrorate di sanificante. In questo caso, invece che stare lì ad aprire e prendere, scusatemi, la pistola a spruzzo e tutto quanto, lo si può fare tranquillamente anche col Septisol. Irrorate il tutto, quando si è asciugato lo portate all'interno dell'azienda. Predisponete un'area dove il cliente possa entrare e non essere varcata. Nei magazzini non può entrare nessuno, in officina non può entrare nessuno, negli uffici non può entrare nessuno, a meno che voi non abbiate preparato e adeguato bene i locali per poter ospitare dei clienti.
Una cosa molto importante è che quando il camper è dentro nell'officina non può salirci nessuno se non gli addetti ai lavori. Se per caso un cliente deve per forza entrare nel camper, per la vostra sicurezza dovete risanificare. Se un cliente va in toilette, con il Septisol sanificate l'ambiente. Per quello che riguarda le concessionarie, quando fate visionare il camper a un cliente, sarebbe dopo che venga risanificato l'ambiente interno del camper. Quando riconsegnate il camper, dovete sulla vostra carta intestata scrivere che tipo di trattamento avete eseguito sul camper, prima e dopo i lavori, così il cliente è in sicurezza. Però mi raccomando, ricordateglielo, che se lui esce dalla vostra officina e va al supermercato e prende un pacco di pasta che è contaminato e lo mette in camper, siamo da capo, quindi deve usare il Septisol per poterlo sanificare. Spero di esservi stato utile. Ciao a tutti, Fabio da Acqua Travel.